tanto, proviamo, non posso sterzare troppo, ma ci tento. No, sentite che va in sforzo. Proviamo qua dritto per dritto. Sì, in sto caso non so se in realtà ha senso, non credo proprio, anzi, non credo proprio, metto le mani avanti, che uno si metta a fare andane di paglia con ranghinatori giganti. Capisco l'erba, che magari ovviamente lì non, cioè, si sfalcia magari a campo aperto, lì, o come si dice, e quindi... Significa che bisogna comunque fare delle andane, in questo caso non penso vengano fatte nella realtà, a meno che, comunque ditemelo insomma se per caso è così e magari mi sbaglio. Stavolta ho contato meglio perché devo aver, vedete, lasciato solo sta chiazza qua. Potevo scaricarla, no no, potevo scaricarla da nessuna parte, la scarico qua e boom. Allora, proseguiamo un attimo, ma mi sposto giusto il tempo qua e spengo baracca e burattini. Boh, non venga fuori che rimango a piedi perché insomma anche no. Altro screenshottazzo veloce, qualcos'altro da mettere in tutte le copertine, altrimenti veramente resto senza. Questo non è che mi piaccia tanto come screenshot per un discorso di luci. Vediamo se magari questo dai, abbastanza, come dire, artistico. Sarebbe bello venire anche con la Volvo lì, ma sembra un po' esagerato. C'è una corsetta, facciamo vedere che ginnico che è il Nico. Almeno spero. Vorrei bene usare anche la Delex, ma volevo utilizzarla con quel trattore lì alla fine, perché questo non so, mi sembra un po' troppo piccolo. In fase di restauro, ci facciamo un giro, lo proviamo. Non so neanche io perché alzar su un ballone, ma sì, ce la dovrebbe fare. La Delex alla fine è stata pensata per... Bello qua. È stata pensata per il Carraro. Questo dovrebbe essere quello di Polycount. Quella! Quella ragazzi, che sound! Antiche doppiette che si possono fare, ma perché non l'ho utilizzato prima? No vabbè, basta, non ha più marce di quelle che pensavo. Dai, qua ci si può girare, penso, facilmente così. Vediamo se ha l'inversore, sì, certo. Ah no, solo una retro sola. Vabbè, ci sta. Bello anche il suono della retro, per carità. Facciamo ton sul ton, qua come si dice. Arancione con arancione. Speriamo funzioni, se no facciamo un figurone. Allora, tac, perfetta. Beh, qua fotodiritto ci vuole, dai ragazzi, insomma, fotoricordo. Faccio finta, come dico sulla serie, appunto, Sandali con calzini, che di essere lì, tipo col telefono, a fare uno screenshot, cioè uno screenshotone, una foto, basta. Va bene, dai, andiamo più veloci della luce qua, che è la farm dei Fiat. Non poteva essere altrimenti, d'altronde, posto del genere. Facciamo i non vandali, dai, usciamo qua, anzi entriamo, no, perché qua c'è un po' di casotto, magari distruggo il Fiat e vediamo se funziona. Io l'ho provata, funziona per me egregiamente, ok, che mi si dice sempre che ogni scarafone è bello mamma sua, ma sapete com'è insomma la storia dell'orso. Allora, attenzione, vediamo di infilzare il ballon. Eccolo qua, ragazzi. Guarda il nonno carico, screenshottone, nonno con manetta sul parafango. Che storia, ragazzi, che storia. Sono agitato, ragazzi, sono veramente. Allora dai che ne avvicino alcune, così poi col merlo lo faccio prima, mi diverte troppo sta cosa, allora la facciamo, dai. Tante cose su farming in realtà, ragazzi, ci perdiamo magari ogni tanto un po' di gusto perché, come dire, o non le si fa magari troppo spesso, invece bisognerebbe un attimo dedicarsi alle cose che portano, come dire,
po' di gioia, ecco, dai, diciamo così. Allora, vediamo se ce la facciamo. Perfetto. Ta ta ta. Bene, vediamo se... Ok. Ok. Ed andiamo... Sembrava ci fosse un pallone lì, invece no. Beh, questo magari facciamo una cosa di sto genere. Ci mettiamo qua. Che soddisfazione sto Fiat, ragazzi, veramente. Cioè, perché non l'ho utilizzato prima? Perché è troppo piccolo? Boh, può darsi. Alla fine ho guardato, di solito io utilizzo mezzi medio piccoli, mezzi grandi non ne utilizzo proprio tantissimi. E in qua infatti mi sono preso il versatile apposta, perché ho detto bisogna. Attenzione, qua devo invertire il discorso della testa, mettermi un po' da una parte, girare dall'altra, sennò non si può fare l'effetto gufo, fortunatamente. Dai, più o meno va bene. Un po' distanziata, un po' più di prima, ma ci sta. Fatemi vedere un attimo il discorso gambe. Allora, ha le veloci e le lente, basta. Quindi con le lente, sempre tre marce, ovviamente. Ma come si comporta? Molto lenta. Lenta. Sì, ci sta. Ci sta, ci sta. Senti che ripresa. Qua è Formula 1, questo qua è Racing, ragazzi. Altro che... Arriva lì... Quello della pubblicità lì, come si chiama? Leclerc. Che fa... Non so, c'è un detto, ragazzi, che il diavolo è il kega sempre sul mucho più grande. Non ve la traduco perché penso che la sappiate. Tutti sti qua che già prendono miliardi e dopo li chiamano anche a far pubblicità, a darghe solo altri soldi. Per non parlare di calciatori, ragazzi, che lì sinceramente adesso non so quanti qua sono appassionati di calcio, eccetera, ma ragazzi miei, con gente che morde fam. Arrivano sti qua che vanno con Ferrari, con Rolex, che fanno spavaldi e a dar quattro peade a un ballon. Cioè, tutto rispetto per lo sport, per carità, però insomma, con tutto quello che c'è al mondo, taso con le meiola, perché sennò qua si cioppa un polverone. Intanto vado in giro come un fulmine col Fiat. Mi vengono in mente quei bei meme. C'è un video che ho utilizzato anche come intro in un video abbonati per spiegare una cosa, adesso non mi ricordo più cosa, forse la radio, no, aspetta, era per la radio, sui trattori o un qualcos'altro, vabbè, e il meme di quel signore lì, insomma, che ciappa il Porsche, se non erro, e va tipo ai 60-70 all'ora, ovviamente è truccato, eccetera, ma vabbè. E anche, no, è lo stesso meme in realtà, sì, perché dopo c'è il meme con Risitas che gli ha messo sopra la faccia mentre cambia, passa in mezzo a un bosco tra due che andavano in bicicletta, insomma, quindi considerate che robe divertenti che girano, ma vabbè. E che bello sfogo qua, ragazzi, far sto lavoretto qua. Sì, di solito ho visto che le mettono anche in fila, come ho fatto sulla mappa Italia, appunto. Quindi tipo l'altra, metterla qua così, però probabilmente è perché poi vengono a prenderle, immagino, con un autocaricante o con qualcos'altro, o le caricano una alla volta, invece io ho l'intenzione di venire qua a prenderle col Merlo 2x2, quindi insomma, dai, questa tra l'altro è un po' più che altro un discorso prova per provare la mia forca qua alla fine, perché non è che serviva proprio, non era urgenza e bisogno fare sto lavoro, però... Se uno, cioè, se qua ci fosse in più di uno, in due, insomma, in multiplayer, avrebbe anche senso che uno va a raccogliere i balloni e fa trovare, come dire, pronti al socio, insomma, in qualche maniera. Questa l'ho ben messa male, però vabbè. Pazienza. Fatemi vedere, ce ne sono delle altre là. Ma sono tantissime. Quindi quante erano? 2, 4, 6, 8, 10, la parte 10 può essere. Queste sono belle vicine, quasi, però noi le avviciniamo nuovamente perché, ripeto, mi gusta troppo sto lavoro qua. Allora, bene,
facciamoci un altro screenshot, ragazzi. Può sempre servire, eh? Non va mai di male. Selfie in questo caso. Ah, devo spostare quella lì però, perché è lì proprio veramente. Vabbè, che tanto sì, perché devo spostarla dentro col merlo, le porto via assieme, quindi no problem. No problem. Ta ta ta. Bene. Metti il nonno per casa. Starei qua tutto il giorno con sto Fiat, veramente. Allora, passiamo qua un po' lontani dalle mie povere, dai miei poveri calzini, se no diventano ancora più neri di quel che sono. Quindi va bene, va bene. Allora portiamo il piattino, vabbè, mettiamolo qua nella sua rimessa. Questa, eccolo qua. Si poteva anche entrare in retro qua. Sicurezza, vabbè, abbassiamo queste punte che non si farà mal nessuno. Sì, dai, abbastanza in sicurezza. CSZ Merlo l'ho comprato con una particolarità, questa, perché bisogna, tra l'altro. Ah, ok, bombom, perfetto. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa, perché magari il nonno qua perde colpi. Può essere, ragazzi, che nonno perde sempre. Ta ta ta. Slonga, ti slonga e abbassa. Allora, sì, bisogna alzare, però l'aggancio, forse l'aggancio così si può fare anche senza manual attaching. E invece, prima che dopo succedano storie, questa parte qua, bene, perché se non sbaglio l'ho comprato con le punte reclinabili, no, non mi ricordo più. Se lo sono, bene, se non lo sono, bene lo stesso. Ta 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 ta. Cosa deve fare il nonno Nixo? Screenshottone, ma lo fa di così perché altrimenti non risulta, diciamo, un po' l'ambientazione, se così si può dire. Bene, via, più veloci della luce. Adesso devo capire appunto dove stoccare questi balloni, perché ho i miei dubbi, i miei pensieri, ma intanto noi arriviamo qua. Andiamo a prendere là in fondo. Me l'hanno fregate? No, forse non c'era, non ce n'era là in fondo, l'ho presa. Ma veramente non c'era là in fondo? Boh. Vabbè, ogni tanto la memoria vacilla, non si sa perché. Forse sarà l'età, ragazzi miei. Andiamo da questa, va, che così non passo troppo sulle andane. Ci giriamo. Ok, quasi, bisogna farci su un po' l'occhio. Ovviamente non è una cosa semplice, non è una cosa banale, ma è una cosa sempre divertente. Bene. Allora, cosa deve fare nonno Nixo? Ovviamente screenshottone, ma questo ci sta anche così, perché questa è la visuale delle forche, come vedete. Giusto? Sì, quindi altro C. E questa è la visuale del merlo, nonno merlo. Bene, bene. Noi guardiamo sempre dall'interno.